che si chiama l'Inter, i nerazzurri si preparano al passaggio all'estate. Salve tifosi nerazzurri, siete pronti per un'altra notizia nerazzurra? Vi chiedo di restare fino alla fine perché ha informazioni importanti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati ogni volta che escono nuove news dell'Inter qui, lasciate già il vostro like all'inizio del video. Andiamo alla notizia. In Viale della Liberazione vedono l'arrivo dell'ivoriano slegato dall'ipotetico scambio con Brozovic per il Barcellona di gennaio. Frank è molto vicino a Çalhanoğlu che lo vorrebbe alla Pinetina. Almeno ad Appiano, Frank che si è come una camicia bianca, un jeans o un pullover di cashmere, non passa mai di moda. L'ivoriano è un capo che l'Inter ha voluto indossare per un'estate, poi i nerazzurri ci hanno riprovato a trovargli un posto nel guardaroba negli ultimi giorni di un gennaio movimentato. Il momento giusto potrebbe finalmente arrivare a luglio, il club di Jiang sta già lavorando per rinnovare il look del centrocampo, regalando a Inzaghi un buon difensore centrale ogni stagione. Intramontabile, almeno per allenatori e dirigenti del calibro dell'Inter. Così, questa settimana, sono stati riattivati i contatti interrotti nell'ultimo giorno di mercato. I telefoni squillano ancora, non una ma due volte, da una parte c'è l'agente del giocatore, scontento del minutaggio limitato di Frank in Blaugrana, dall'altra i dirigenti dell'Inter incuriositi dall'occasione che potrebbe presentarsi nuovamente a metà strada. Gli astri, infatti, si stanno allineando e ci sono i presupposti per una nuova avventura milanese dell'ivoriano. Il desiderio di incontrarsi è reciproco e antico, ma la novità delle ultime conversazioni è che l'arrivo di Kessié in nerazzurro è innescato dallo scambio in coppia con Brozovic. Si è discusso molto di questa possibilità prima che suonasse il gong del calciomercato invernale, ma in estate l'operazione potrebbe prendere vita. Ma la novità delle ultime conversazioni è che l'arrivo di Kessié in nerazzurro non avrebbe nessun nesso con lo scambio di parità con Brozovic. Si è discusso molto di questa possibilità prima che suonasse il gong del calciomercato invernale. Ehi tifoso nerazzurro, lascia il tuo like e iscriviti al canale, grazie. Secondo i piani di gennaio, per entrambi i club si sarebbe concretizzato un duo dal valore aggiunto, autentico e balsamico. E avrebbe anche risposto a ragioni tecniche. Brozo è un trequartista moderno e totale, utile anche tra i sollevatori di pesi del Barcellona, mentre che si darebbe a Simone la fisicità di cui ha bisogno in un reparto con pochi chili e centimetri. L'affare, però, potrebbe prendere un corso diverso, indipendentemente dall'Inter che ascolta con grande interesse l'eventuale offerta estiva del croato, uno dei irrinunciabili sull'altare della resa dei conti. Tutto questo, in linea con il rendimento di Kessié nei mesi successivi, Frank immaginava una vita diversa in Catalogna quando firmò in prestito gratuito dopo la sua partenza dal Milan. Tra i Blaugrana non c'è spazio per bussare alla porta dei padroni di casa, almeno finché Busquets dominerà l'ambiente. Ma nelle ultime settimane l'ivoriano è quantomeno diventato meno periferico rispetto all'inizio. Anzi, comincia a sfruttare le poche occasioni concesse. Domenica scorsa, ad esempio, è entrato al Camp Nou dalla panchina e si è inventato un assist delizioso per il gol del vantaggio di Jordi Alba contro il Siviglia, risultato che ha disarmato ancora di più il Real Madrid in cima. E ieri Xavi ha usato parole dolci per l'ex diavolo, alla vigilia della partita contro il Villarreal, Frank è un giocatore fortissimo fisicamente, che potrebbe essere importante per le prossime partite. Vince molti duelli, sa arrivare in zona, ho molta fiducia in lui. Liquido da questi timidi raggi di sole, però, che si vuole un clima ben diverso, ricorda i tempi in cui a Milano lo chiamavano presidente e, proprio con piglio presidenziale, dominava il centrocampo fino allo scudetto, qualcosa di simile che vorrebbe ripetersi presto anche all'Inter, società che ha sempre seguito con interesse e curiosità. Tra l'altro ha visto come il passaggio da leader rossonero a riferimento nerazzurro non sia così complicato come un tempo. Çalhanoğlu, suo grande amico dai tempi di Milanello, ha vissuto un po' di fermento, ma ora è un idolo indiscusso della curva nord. Il giocatore turco, infatti, è main sponsor del suo arrivo alla Pinetina. Frank ha chiesto notizie ad Hakan quando doveva decidere chi prendere a titolo gratuito e l'Inter era una possibilità concreta. La curiosità per il mondo nerazzurro non è cambiata e continuano anche i messaggi per l'amico. Dopo sei mesi di Liga, inoltre, l'ivoriano ha capito che il campionato italiano è quello pensato per esaltare le sue caratteristiche. Guarda i video suggeriti, cosa ne pensi della novità? Lasciate la vostra opinione nei commenti, lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale. A più tardi tifosi nerazzurri.